Ultima domanda che ti faccio, Matteo Schianchi, se ci fai vedere la copertina del tuo ultimo libro, so che ce l'hai lì vicino. È questa. Eccola. Il debito simbolico, vediamo una persona con una gamba evidentemente storpia, direi, o con dei problemi, che sta guidando qualcun altro con una bandiera italiana. Che giorno era? Allora, questa sono particolarmente legata a questa immagine che ho suggerito io all'editore, perché questo personaggio si chiama Pasquale Sottocorno. Forse qualcuno si ricorda che a Milano esiste una via Sottocorno. Ed era una persona con, appunto, la si vede in questo quadro, che si appoggia a un bastone perché aveva una forma di zoppia abbastanza pronunciata, che è tra i primi il 18 marzo del 1848, cioè quando si avviano le cinque giornate di Milano, a lanciare quella che oggi chiameremmo una bomba Molotov sul palazzo del governo austriaco. Quindi oltre al fatto che ero particolarmente interessato come storico a cercare di scoprire chi fosse un po' più profondamente questa persona, perché poi si sono perse un po' le tracce, perché poi di lui scoppiate dopo le cinque giornate e liberata la Milano dagli austriaci, viene messo come persona che faceva il guardiano dell'arco della pace. Poi però gli austriaci ritornano a Milano e lui è costretto a scappare, perché ovviamente gli austriaci sapevano chi era. E scappa a Torino, dove sostanzialmente fa il calzolaio, il ciabattino, diremmo. Anche questa cosa non è molto lontana, se vi ricordate quello che dicevo prima di Zeus, no, non di Zeus, ovviamente, di Vulcano, che fa un lavoro anche lui manuale in cui sta fermo. Anche lui, molto spesso, le persone con disabilità che avevano dei problemi di deambulazione facevano questi lavori in cui potevano lavorare con le mani stando fermi. E quindi lui si ritrova a Torino, scappando da Milano a vivere, muore giovanissimo, a neanche quarantenne. Di lui scrive un bel racconto di Guerrazzi, letterato anche democratico e risorgimentale, che cerca quindi di reistituire l'immagine di Pasquale Sottocorno, che era stata sostanzialmente dimenticata. E quindi questa, così, nel proporre questa copertina del libro mi sembrava anche di rivedere la disabilità sotto una logica un po' diversa di quella dell'assistenza, ma di quella della partecipazione delle persone con disabilità, anche a moti non solo che riguardano la loro condizione, ma più collettivi e più generali, come era stato il caso delle cinque giornate di Milano. E come anche il bisogno di protagonismo, e come questa dimensione è una dimensione appunto sociale e, come dicevo prima, parlando del Covid, anche relazionale, che non può essere elusa.